Questo è un giorno importante perché inizia una collaborazione proficua tra più protagonisti, tra la nostra Fondazione Banco di Napoli, Cassa Depositi e Prestiti e soprattutto i protagonisti che tengono allo sviluppo dell'Abruzzo. Il nostro ruolo, quello delle fondazioni bancarie, e sarà sempre più rivolta a un impegno teso alla sollecitazione del dialogo proficuo tra i protagonisti della crescita del nostro paese. Come sindaco non posso che plaudire a questo passo che avvicina le pubbliche amministrazioni ad un settore prezioso, perché dal rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti si potranno trovare i canali giusti per realizzare opere e progetti a vantaggio della nostra comunità. Il nostro Abruzzo, vedete, è una regione piccola, ma strategica per alcuni settori produttivi. Ha forte vocazione industriale. Se vogliamo che le aziende non solo rimangano, ma anche facciano ulteriori investimenti, dobbiamo creare le condizioni. Confindustria è ben felice di avere qui sul territorio uno sportello che rappresenta un valido strumento al passo con i tempi, prezioso per tutti. Sono particolarmente contento perché oggi è un momento che in un certo senso rafforza il legame profondo che unisce storicamente Cassa Depositi e Prestiti al territorio abruzzese. Nell'ultimo biennio Cassa Depositi e Prestiti ha erogato oltre 120 milioni a favore di circa 2.100 imprese. A questo intervento si è aggiunta anche un'importante azione a sostegno della ricostruzione post-terremoto che ci ha visti erogare oltre 2 miliardi a favore di 18.000 famiglie private. Per quanto riguarda invece gli enti locali, è stato articolato su un supporto finanziario importante attraverso rinegoziazioni. Abbiamo rinegoziato solo nel 2009 già 1.700 posizioni per oltre 60 enti locali. Ma questo, il nostro intervento, ha riguardato anche il mondo dell'edilizia scolastica. Abbiamo stipulato da un lato un protocollo d'intesa con la provincia di Teramo per supportare l'advisory su tutti i temi dell'edilizia scolastica. Oggi stiamo guardando agli impianti sportivi perché riteniamo che questo è molto importante per il territorio. Noi recentemente abbiamo lanciato anche questi acceleratori a favore delle imprese, che sono una testimonianza molto concreta di come vogliamo non solo supportare finanziariamente, ma anche sul tema della strategia, sul tema del capitale umano, cioè del management, perché proprio in momenti come questi in cui la pandemia si è fatta sentire, è il momento anche di riorganizzare le filiere industriali e di ristrutturarle. Tanti progetti su cui le risorse finanziarie e progettuali e le capacità tecniche della Cassa Depositi e Prestiti possano essere davvero attinte e messe a disposizione del territorio per generare sviluppo, economia, posti di lavoro, ricchezza e benessere.